Ciao a tutti, io sono Manuel e oggi diremo stop ai petti di pollo secchi e senza sapore. Una volta provato il pollo alla senape, lo cucinerete sempre così. Comincio a pulire il mio petto di pollo, lo divido a metà, tolgo grasso e ossicini, prendo una ciotola e li condisco con olio, sale e pepe. Diamo una bella massaggiata. La padella è bella calda, ma calda davvero, cioè che appena ci avviciniamo con le dita ci fa subito scappare. Perché? Perché in questo modo il pollo si cuocerà alla perfezione facendo questo rumore. Uno degli errori più comuni è stracuocere il petto di pollo. Noi lo faremo scottare per bene da una parte e dall'altra, in questo modo tratterrà i suoi succhi e sarà molto ma molto più succulento. Guarda che bel colore! Adesso lasciamo alla stessa temperatura altri 3-4 minuti. Il pollo sarebbe pronto. Già così, assieme a qualche olivetta e due capperi, sarebbe fantastico. Ma noi lo portiamo a un livello successivo. Cioè, lo togliamo dalla padella, lo copro. Lo copro così non perderà la sua umidità, rimarrà bello morbido. E adesso creiamo la nostra salsa alla senape. A tutti quelli che stanno pensando, a me non piace la senape, alt. Facciamo un mix, secondo me, perfettamente equilibrato. Con senape forte, senape antica, e per smorzare la sua acidità, un po' di miele. Una veloce mescolata, se volete aggiungere un po' di tabasco, fate pure, per un tocco di piccantezza. Nella stessa padella faccio sciogliere il burro. Aggiungo la farina, facciamo tirare un po', stemperiamo con del latte. Potete utilizzare anche una bevanda a base vegetale, un brodo di verdura. Aggiungo il nostro mix di senapi e do una bella mescolata. Ritorniamo, se si può dire, il pollo in padella. Uno, due, copro con coperchio e lasciamo cuocere senza toccare il pollo altri 3-4 minuti a fuoco dolce. Pollo pronto! Ma va che bel colorino! Impiattiamo. Profumiamo con un po' di scorza di limone. Prezzemolino fresco e una bella grattata di pepe nero. E il mio pollo alla senape è pronto. E adesso assaggiamo. Bello succoso, vi avevo promesso un petto di pollo succoso. Parola di Manuel. Ciao.